Zelino è il libro del comando. L'ho scritto io. Bravo! Lo so, grazie, grazie. Sono anni di studio sulle leggende, la favolistica popolare e la tradizione orale, tramandata di padre in figlio attraverso il libro parlato del Filò. Ma c'è anche la storia. È vero, hai ragione. Oltre alla storia, è una scoperta di quei luoghi ammantati di mistero. E dove sarebbe il mistero? Sta nel ritrovato condottiero, o meglio, nel suo fantasma. Ezzelino III da Romano. Questi deve preparare una battaglia contro l'uomo venuto in possesso del libro di Pietro d'Abano, Aldobrandino II d'Este. Manca ancora il mistero. E aspetta! Non sarà una battaglia qualsiasi, perché combatterà contro i potenti orchi e le abili fate della Lessinia, oltre alle anguane della Valle del Lagno, dopo che l'Estense ha fatto prigioniera la loro regina Etele. Sto ancora aspettando il mistero. Nel preparare il suo esercito, fatto di streghe, salvanei, uomini coccodrillo e altro ancora, il fantasma scopre di avere un figlio. Scusa, ma non erano stati uccisi tutti i discendenti degli Ezzelini? Anche quelli di San Zenone. Sì, anche quelli di San Zenone. Ma questo è un erede speciale. Il drago Tarantasio. Orchi, fade, anguane. Ma cosa sono? Lo racconterò un'altra volta. Ma per sapere come va a finire la battaglia, prendete il romanzo Ezzelino e il libro del comando. Lo trovate anche online.